nobile delle guardie di finanza, il signor Barbani Marco, maresciallo capo, che con piacere lascerò la parola. Buongiorno. Le unità cinofile presenti oggi sono del gruppo Pronto Intervento della Guardia di Finanza di Milano. Prego. Grazie, buongiorno. Grazie innanzitutto di averci ospitato anche oggi per questa esibizione, questa simulazione di attività operativa. Oggi andremo a vedere una simulazione appunto di un'attività di ricerca, in questo caso di stupefacente, effettuata da un'unità cinofile del corpo, in particolar modo in forza alla Guardia di Finanza di Milano, la gruppo Pronto Impiego. L'unità cinofile è costituita da un labrador di nome Bacco, di 11 anni, nato e cresciuto al nostro allevamento di Castiglione del Lago, e da Lisa. Lisa invece è una meticcia che è stata scelta tra tanti cani di un canile, in questo caso cane di Trieste comunale, e poi addestrata e avviata al servizio operativo. E mentre i colleghi adesso prepareranno un po' il ring per l'effettuazione della prova, io do qualche rudimento del nostro addestramento. L'addestramento terrei prima di tutto a dire una cosa, che è assolutamente basato sul gioco, no? Quindi per evitare, per sfatare il mito che i cani della Guardia di Finanza possono essere, diciamo, drogati e quindi cercano con la droga, non è assolutamente così. Tutto l'addestramento si basa sul gioco, in particolar modo sul gioco effettuato con questo manicotto, in gergo chiamato manicotto, che non altro che un asciugamano di stoffa rotolato in odore e in sapore, che viene sin quando i cuccioli vengono avviati all'addestramento utilizzato appunto per giocare con loro. Inizialmente giocheranno semplicemente su questo, nell'arco del tempo verranno addestrati, e l'addestramento prevederà l'associazione alle varie sostanze stupefacenti, siano leggere o pesanti, quindi hashish, marijuana, cocaina, eroina, anche droghe sintetiche di recente immissione sul mercato, quale parte l'estasi, ma anche droghe, diciamo, più specifiche come il crystal, che oggigiorno ha invaso purtroppo il mercato della droga. E in particolar modo effettueremo una ricerca in questo caso su dei bagagli a terra. Successivamente magari chiederò il vostro aiuto per effettuare una prova un pochino più complessa. Come vedete, l'addestramento è basato sul gioco, dura 6 mesi l'addestramento di base, poi le unità cinofile vengono dislocate in maniera capillare sul territorio dello Stato, dove andranno effettuare non solo un servizio antidroga, perché presso il centro di Castiglione del Lago vengono addestrati anche cani antiterrorismo e cani per la ricerca di valuta, cosiddetti cash dog. Storicamente i primi a nascere sono i cani anticontrabbando, quelli che tutelavano gli interessi dello Stato sul confine, in particolar modo nel nostro caso italo-svizzero, e affinché ci fosse un valido aiuto ai finanzieri impiegati in questo servizio, vennero affiancate le unità cinofile appunto anticontrabbando, che avevano lo scopo di andare a fermare i cosiddetti spalloni e ad intercettare addirittura i cani che venivano utilizzati sempre per il contrabbando. Successivamente negli anni 50, in particolar modo il 53 fu l'anno interessato al primo addestramento di unità cinofile antidroga, addestramento che fu acquisito, i cui rudimenti furono acquisiti dai militari del corpo in Virginia, Fort Royal, dove la frequentazione di questi militari di un apposito corso di addestramento antidroga gli permise di poco tempo dopo di redigere il primo manuale per l'addestramento delle unità cinofile italiane. Dobbiamo aspettare il 1966 invece per vedere nascere le prime unità cinofile da soccorso, in particolar modo da soccorso in valanga. Le prime unità cinofile furono addestrate a Passerolle, e successivamente negli anni 70 c'è appunto la nascita delle unità cinofile antidroga e antiterrorismo. Dobbiamo aspettare invece, recentissimo questo, il 2009, per l'ingresso la formazione delle prime unità cinofile Cash Dog. Le prime unità cinofile Cash Dog, mutuate sulla scorta di una diciamo già presente aliquota in Inghilterra, l'UKBA, appunto per la salvaguardia del patrimonio, e sono state impiegate inizialmente presso l'aeroporto di Malpensa, le prime due unità cinofile costituite dal Labrador, Tango e Cash, questi non lo nomi, e successivamente poi sono state dislocate sugli altri punti sensibili dello Stato, quali aeroporti, quali porti o stazioni ferroviarie di maggiore interesse. A questo punto chiederei a Lisa, con il suo conduttore, di iniziare la ricerca di questi bagagli a terra. Una ricerca classica di un che si può pensare richiami un po', non so, un ambiente aeroportuale, una stazione ferroviaria, o comunque un posto dove il cane è sicuramente necessario per poter effettuare un controllo in tempi rapidi, ma un controllo preciso ed efficace. Vedete l'atteggiamento di Lisa, coda alta, un
cane che si interessa in maniera molto veloce, quindi non vi fate ingannare dalla velocità con cui Lisa effettua la ricerca, perché al cane, come sapete, bastano pochi secondi, specialmente con un addestramento mirato, a verificare se il contenuto delle valigie può essere interessante o meno ai fini antidroga. Però devo dire che già al secondo passaggio mi potrei tenere soddisfatto e Lisa non ha dato particolari segni di interesse su nessun bagaglio in particolare. Vedete con quale velocità il cane passa, quindi il conduttore mi rassicura, lo vorrei far uscire un attimo e chiederei invece all'altro finanziere di poter inserire tra i bagagli presenti un ulteriore bagaglio, in questo caso quello contenente la sostanza stupefacente. Vorrei puntualizzare che la sostanza che utilizziamo per l'addestramento non è una sostanza vera, perché i cani potrebbe essere assolutamente nocive, quindi incorrere in pericolo anche di vita. Utilizziamo delle pseudosostanze, quindi da una carta inerte sul quale viene impresso un odore, l'odore specifico delle sostanze che vogliamo associare, e quindi anche se il cane dovesse venire a contatto con il proprio tartufo o con la bocca non avrebbe nessun tipo di problema. Chiedo all'unità cinofila di rientrare per effettuare la successiva ricerca. Ecco, Lisa rientra nel ring e rinizierà a cercare i suoi bagagli appena fatti. Avete visto la differenza tra prima e dopo, ma vedete, non abbiamo neanche il tempo di vedere che Lisa già si ferma su un bagaglio e inizia a raspare. Questa è la segnalazione, diciamo la raspata è una segnalazione che su quel bagaglio, secondo lei, è nascosto il suo manicotto, il suo gioco. Quindi non farò altro adesso che premiarlo dopo che il conduttore rimetterà il cane. Vedete, una cosa bellissima, il cane si è distratto adesso dall'interesse della valigia e si è, diciamo, rivolta al suo manicotto, al suo gioco. Ora chiederei all'altro cinofilo di aprire il bagaglio e verificare se all'interno era nascosta una sostanza che in questo caso, perfetto, sarebbe stata sottoposta a sequestro in quanto stupefacente. Il bello è verificare dopo come il cane, una volta scovata la sostanza, voglia soltanto giocare con il proprio conduttore. Questo dimostra appunto che il gioco è l'unica cosa che interessa al cane e non la sostanza stupefacente. Diciamo che l'odore della sostanza stupefacente non è altro che il mezzo che il cane sfrutta per ritrovare poi il manicotto. In questo caso è un manicotto, in altri casi può essere una pallina a seconda delle preferenze, però storicamente l'addestramento, il gioco con cui si fa l'addestramento è sempre stato il manicotto. Lisa, vedete com'è fiera, com'è contenta, ha vinto, coda alta, e non vede l'ora di continuare a giocare ancora con il proprio conduttore. La seconda prova io chiederei il vostro aiuto, perché diciamo che questa è una prova abbastanza semplice per noi, però ipotizziamo che questi, come di solito succede magari nella realtà, il passeggero in aeroporto porti con sé il bagaglio e lo porti camminando verso l'uscita oppure verso l'imbarco. Quindi chiederei a voi se gentilmente volete entrare nel ring, qualche persona, per aver piacere così di fare una prova comune, una simulazione. Prego, prego, non c'è nessun tipo di problema. Si tratta stato di divertirsi a fare questa simulazione con noi. Prego, vi invito a entrare nel ring qui dietro sulla vostra destra e di prendere le valigie a terra, una qualsiasi, e iniziare come fosse davvero una passeggiata a muoversi all'interno del ring. Ecco, perfetto, grazie, così diamo l'esempio, diamo l'input. Prego, veramente, tre minuti di divertimento per capire come lavora l'unità cinofila, anche bambini, che è una cosa molto carina e simpatica da vedere e da provare in diretta. Grazie. Diciamo che non capita tutti i giorni di lavorare e di partecipare in questo caso all'addestramento in un'unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza. È anche vero che poi più siamo più la prova sarà realistica, quindi Bacco, che è l'altro cane, e l'altro Labrador, che è nato ed addestrato al centro di allevamento addestramento di Castione del Lago, adesso toccherà a lui. Mi sembra che siamo in numero sufficiente per poter procedere alla prova. Vi chiedo, ecco, di camminare senza problemi. Sarà il cane che, tagliando le vostre scie odorose, cercherà di rintracciare quella che è la valigia che, a suo dire, contiene la sostanza stupefacente. I cani sono abituati sicuramente a lavorare in contesti dove la presenza di persone è una costante,
quindi non devono, devono essere socializzati in maniera perfetta, devo essere in grado di poter resistere a tentazioni, quali andare da altri cani, di non farsi trarre in inganno da magari da distrazioni come potrebbe essere il cibo per alcuni cani, ma soprattutto da quelli che pensate a una stazione ferroviaria, i rumori dei treni che arrivano, le persone che hanno fretta di partire, e quindi il cane deve sopportare tra virgolette un po' tutte queste distrazioni e continuare a fare il proprio lavoro. Il cinofilo di esperienza, in questo caso da tanti anni che opera nel particolare settore, vedete come il cane aiuta il cane a tagliare le scie e a verificare tutti i bagagli, ma in realtà il cane sta annusando anche le persone, sta controllando anche i soggetti che le portano. A questo punto chiederei diciamo a quello che abbiamo usato come figurante, in questo caso come finto corriere, di poter entrare nel ring per vedere se il comportamento di Bacco è lo stesso. Vedete con quale entusiasmo, con quale curiosità Bacco continua a fare le valigie. Basta poco, le annusa un attimo e passa alla successiva. Ora vediamo però se il cambiamento di atteggiamento del cane di fronte a un nuovo tipo di bagaglio che entra nel ring sarà, diciamo, sufficiente per farci capire che io da qua in questo momento non vedo. È perfetto, mi sembra che sia inequivocabile l'atteggiamento del cane nei confronti del passeggero, chiamiamolo così, datemi perfetto, vedo che Bacco non dimostra esitazione e si con fermezza e decisione raspa la valigia portata dal signore. A questo punto non ci vorrà altro che una verifica da parte nostra per vedere se il contenuto del bagaglio è effettivamente quello che ci aspettiamo. Anche in questo caso, vedete, è stato premiato con il manicotto, si disinteressa totalmente da quello che è il contenuto della valigia che portava al seguito al signore. L'apriamo un attimo la valigia per vedere se anche in questo caso è stata individuata. Perfetta, anche in questo caso la valigia era giusta. Bacco ha scovato ancora una volta la sua tanto prefacente, che nella realtà sarebbe sottoposta a sequestro e il corriere assicurato alla giustizia. Io vi ringrazio di aver partecipato a questa piccola simulazione di attività operativa e vi invito e ringrazio prima di tutto i signori che hanno partecipato alla prova con noi. Potete lasciare qua, grazie di bagaglio. Ciao, grazie. E vi invito a portarvi presso il nostro stand dove potrete parlare con i conduttori, diciamo togliervi alcuni dubbi o chiedere magari qualche informazione più specifico sul servizio. Siamo presenti fino a questa sera, quindi vi aspettiamo. Grazie e buona giornata. Ancora un applauso a questa prima interessantissima dimostrazione che ha visto questo soggetto impegnarsi in una ricerca in un ambiente assolutamente estraneo rispetto a quello dove loro sono abituati a lavorare, con degli odori anche piuttosto forti di altri soggetti appartenenti alla stessa specie.